Buonasera a tutti, scusate per il ritardo e per l'umidità, purtroppo questa sera è umido, chissà come mai a Coringa è umido, dobbiamo chiedere anche qua ai candidati di non avere tutta questa umidità. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti e uno speciale ringraziamento ai candidati a sindaco, che li conosciamo tutti, sono Domenico Michienzi, Roberto Sorrenti, Vincenzo Serrao e Domenico Pallaria, che si sono voluti mettere in gioco con questo incontro inusuale per una campagna elettorale impegnativa e importante per Coringa e i coringhesi. Questo incontro è organizzato dal sito web coringain.it, che credo conoscerete tutti, che ormai da 7 anni, con i suoi limiti, cerca di aprire una finestra sui fatti di questa cittadina, sia i coringhesi che vivono nel territorio, sia quanti sono lontani il loro malgrado, sparsi in ogni parte del mondo per motivi di lavoro. Coringa non è un insignificante puntino su una carta geografica, ma è il nostro piccolo grande mondo nel quale viviamo, per il quale ci affanniamo e che vorremmo venisse valorizzato per quello che merita, per i valori storici, architettonici, culturali che le generazioni che ci hanno preceduto nel corso di centinaia di anni della nostra storia ci hanno affidato con fiducia e che per il loro rispetto e il nostro amore per Coringa meritano di essere ripresi e valorizzati. Stasera abbiamo il piacere di avere 4 candidati a sindaco che hanno accettato con entusiasmo il nostro invito, ognuno affiancato virtualmente da 10 candidati per ogni lista, tra i quali quest'anno molti giovani, che formano una squadra compatta e motivata, pronti ad adoperarsi per dare alla nostra cittadina un'amministrazione stabile che riesca a risolvere i problemi gravi e molteplici che Coringa dovrà affrontare dal momento dell'insediamento della nuova giunta. Ogni candidato, e li ascolteremo a breve, avrà sicuramente idee diverse e strategie particolari, ma sono certo, come penso tutti voi, a prescindere dalle simpatie o dall'appoggiare uno o l'altra lista, il loro compito e quello dei futuri assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza sarà arduo e difficile. Quindi la serata si preannuncia sicuramente densa di contenuti, di proposte, di progetti che ascolteremo dai diretti interessati. Ma non volendo togliere altro tempo ai nostri ospiti, vi do alcune informazioni di base sullo svolgimento dell'incontro e poi passeremo al clou della serata. Farò ai candidati 4 domande, alle quali dovranno rispondere in un tempo massimo di 5 minuti. L'ordine delle risposte sarà quello concordato con i candidati. Al termine delle domande che farò ci sarà un dibattito aperto con il pubblico, che potrà rivolgere alcune domande ai candidati a sindaco, brevi e concise, alle quali il candidato risponderà nel termine massimo di 3 minuti. Così da poter dare la possibilità di ascoltare più domande e di conseguenza più risposte. Per non sbilanciare le richieste di domande a favore di alcuni candidati a discapito di altri, ci sarà qui sulla mia destra, vicino alla console, Samuele Michienzi, che prenderà nota delle prenotazioni e delle domande che io poi leggerò per vostro conto. A questo punto potremo iniziare con la prima domanda, alla quale risponderanno nell'ordine. Domenico Michienzi per la lista Coringa Progetto Comune, Roberto Sorrenti per la lista numero 2 Impegno e Partecipazione, Vincenzo Serra per la lista numero 3 Il Cuore per Coringa e Domenico Pallaria per la lista numero 4 Coringa Adesso. Bene. Per l'applauso di incoraggiamento soprattutto ai candidati che adesso risponderanno a questa prima domanda.
Allora, uno dei temi che stanno caratterizzando la campagna elettorale è quello del debito che il Comune di Coringa ha contratto nel corso dei decenni passati e che sembra un ostacolo insormontabile e rischia di rendere vana qualsiasi programmazione e sviluppo concreto del nostro territorio. È prevedibile che con una tale situazione Coringa rischierebbe il dissesto, con le conseguenze nefaste per tutti i cittadini che verrebbero oberati da ulteriori tributi. Quindi chiediamo, una domanda che si chiedono tutti, quali soluzioni adottereste per questa situazione grave? Allora, la prima risposta al Michienzi. Prego, c'è il microfono. Sì, ce l'ho. Buonasera a tutti innanzitutto, benvenuti. Rispetto al debito, è evidente che questa disastrosa situazione è stata accumulata negli anni da un malgoverno che abbiamo avuto e che oggi ci mette veramente in difficoltà tutti. Fatta questa sintetica premessa, rispondo a cosa fare. Alcuni passi verso il risanamento sono stati già effettuati, sono state fatte delle varie transazioni, gli anticipi di cassa, sono stati altresì richiesti e ottenuti dei finanziamenti circa i nuovi decreti legge fatti per venire incontro alla crisi, che ci ha permesso in qualche modo anche da parte dei commissari di accendere un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, e questo ha fatto sì che per il momento sia stato scongiurato il pericolo del dissesto. È vero anche, come viene da più parti richiamata, che la delibera consiliare fatta nell'ottobre del 2011 è un atto propedeutico, utilissimo, dove effettivamente si fa emergere questa situazione, cioè si fa emergere la situazione debitoria e si traccia un primo intervento volto a risanare questa situazione. È vero anche che questa delibera giunge nel 2011, dopo un po' di anni, per cui io ritengo in gravissimo ritardo rispetto alla situazione debitoria che non era concretizzata ma in qualche modo era già nell'aria, per cui si è stati in qualche modo costretti, perché è scoppiato il bubbone, diciamo, no? Come vedete i debiti comunque sono rimasti, sono stati spalmati nel tempo e li dovremmo pagare in qualche modo. Di conseguenza la prima cosa da fare che cos'è? Innanzitutto fare in modo che il Comune abbia la capacità di fare fronte a tutte queste transazioni, cioè a questi debiti spalmati negli anni. Allora, noi della lista Coringa Progetto Comune innanzitutto mireremo ad eliminare tutti gli sprechi, ottimizzeremo tutti i servizi in modo tale che si utilizzino le risorse umane e materiale nel migliore dei modi, punteremo molto sul risparmio energetico facendo funzionare gli impianti fotovoltaici già esistenti, faremo una raccolta differenziata spinta porta a porta che ci permetterà di conferire molto molto di meno e pagare quindi di meno, così i cittadini pagheranno la spazzatura di meno, e ci permetterà anche di avere un gettito dal riciclo del materiale. Non daremo incarichi o consulenze, non si farà lo staff del sindaco, non faremo assunzioni a getto continuo di lavoratori interinali, non elargiremo contributi ad associazioni che non siano di Coringa, non autorizzeremo nessuna spesa se non c'è la giusta e dovuta copertura, revocheremo dove è possibile tutte le esternalizzazioni dei servizi, incominciando dalla Melanide, il servizio mensa scolastica e casa di riposo,
il trasporto scolastico, naturalmente. Procederemo in house in economia alle piccole riparazioni, e qualora ci fossero lavori sotto la soglia dei 40.000 euro, noi li daremo a imprese curinghesi. Attueremo la ridefinizione dei tributi ai sensi dell'articolo 13 della legge 289/2002, che ci permetterà di sanare pregressi non pagati, cioè i cittadini avranno la possibilità di regolarizzare, esempio, delle bollette non pagate per le difficoltà economiche in cui versano, tagliando gli interessi, le spese di notifica e quant'altro, pagando cioè il netto della bolletta che gli è stata recapitata. Valuteremo anche l'opportunità di eventuali dismissioni di beni pubblici, terreni comunali, che parleremo poi compiutamente più avanti, degli immobili comunali che non sono beni indispensabili. Censiremo e monetizzeremo tutte le aree standard, cioè sono quelle aree verdi che nelle lottizzazioni per legge devono essere lasciate al comune, siccome sono aree anche a volte abbandonate, noi cercheremo di monetizzarle. Per quanto riguarda i eventuali altri debiti, noi fin da adesso, io l'altra sera l'ho detto, non riconosceremo debiti, o meglio, riconosceremo debiti solamente nel caso in cui viene dimostrata l'utilità e l'arricchimento per il comune, altrimenti chiederemo ai responsabili di pagare il danno erariale che hanno fatto. Questo è chiaro. Naturalmente coglieremo tutte le opportunità che il governo o la regione ci dia per fare fronte al debito e agli interessi maturati. Grazie. Grazie. Anche se si va oltre qualche secondo e 5 minuti, non ha importanza, non credo che protestiate per questo. Allora, adesso è la volta dell'avvocato Roberto Sorrenti per la lista numero 2, impegno e partecipazione, che risponderà alla domanda che avevo fatto in precedenza. Prego. Buonasera a tutti. Volevo solo anticipare qualcosa dicendo che, anche se qui stasera siamo, ognuno corriamo per la nostra strada, per la nostra lista, ricordiamo sempre che siamo per un bene primario che è Curinga. Voglio partire dalla domanda, e nella domanda già c'è la risposta parte, almeno in parte, sul discorso dei debiti presenti nell'ambito dell'ente comune, nelle casse del comune. Benissimo, si tratta all'incirca di 4 milioni di euro, di cui 900 fuori bilancio, riconosciuti, e questa è una massa di debito non indifferente per un comune come Curinga. Ma al di là di Curinga si può dire una situazione a livello nazionale che è in questi termini. Io voglio partire dalla considerazione che, da una relazione fatta dal segretario comunale in qualità di responsabile del servizio finanziario, dove innanzitutto fa presente che questo non lo cita, per la verità, questo dato molto importante dei 4 milioni di euro di debito circa, però cita una cosa molto importante, che ci saranno 551 mila euro di trasferimenti in meno da parte dello Stato. E se anche attraverso al decreto 35 del 2013, il cosiddetto decreto salva imprese, è stata fatta una richiesta, badate bene, è stata fatta una richiesta pari a 2.500.000 euro di anticipazione di liquidità, non significa che il debito se ne va, significa che il debito si trasla. Allora, da persone, almeno nella mia lista, ragioniamo in questi termini e abbiamo stabilito di non fare promesse proprio sulla base di questi debiti, perché come in una famiglia, se ci sono debiti non se ne devono fare altri. E allora partiamo dalla considerazione che è vero, sì, che bisogna affrontare questo problema, che è quello del risanamento dell'ente, ma non per me, per mia figlia e per i vostri figli.
perché altrimenti si traslerà sempre in avanti questo debito e non si risolverà mai, non si chiuderà mai, è come una ferita che rimane sempre aperta. E allora questo richiede una gestione vero oculata di tutte le risorse. Non si può spendere 96.000 euro per la gestione della riscossione delle tasse, perché io già sono andato da alcuni che si occupano in questo settore e mi hanno detto che è possibile un notevole risparmio, facendo altresì lavorare persone che stanno qui a Coringa, assumendo per esempio due persone in capo alla società che gestisce per conto del comune la riscossione, che comunque verrà fatta sempre all'interno del comune. Ma siccome ci vuole anche un'esperienza nel fare questo, non si possono mettere due persone e dire fai la riscossione dei tributi, quindi è necessario che ci siano delle competenze. Questo è il primo punto. Secondariamente è necessario ragionare in termini di ottimizzazione di tutti i servizi. Come ha detto McKenzie, è necessaria spingere ancora di più la raccolta differenziata, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo dell'ottimizzazione, per far capire alle persone che questo può essere una risorsa e non un fastidio. Sotto altro profilo, occorre dire che il Comune è in quella fase, non è uscito da un dissesto, perché vedete, si può alzare un pinco pallino che ha una sentenza in corso presso qualche tribunale o presso la Corte d'Appello e che divenga esecutiva, come è successo per l'Istituto Diocesano, arriva da una mazzata di 398.000 euro. Nessuno se l'aspettava, di un esproprio risalente al 1985. Io avevo pochi anni allora. Purtroppo di queste situazioni è possibile sempre che ce ne siano. Allora ecco perché dico la gestione oculata, ma che non deve far pensare a una gestione che sia approssimativa. Occorre eliminare quelli che sono gli sprechi, ma garantire al cittadino un servizio essenziale prima di tutto. Occorre poi impegnarsi a trovare dei fondi e con le entrate, no? Occorre poi materialmente risanare questa situazione. Ed è possibile anche risanare questa situazione attraverso il piano di dismissione del patrimonio comunale, che non è una brutta parola, che permette di avere dei fondi e di sistemare delle situazioni nelle quali molte persone si trovano ad avere delle case sul terreno comunale disponibile, ma questa situazione deve essere risolta in modo equo. Coringa è uno. Ci sono persone che stanno a Coringa ed a Conia, ma che hanno parente a Coringa ed a Conia. Quindi non c'è differenziazione. Il paese è uno. Basta con queste divisioni. E quindi quella può essere una risorsa per abbassare questo debito. E certo che ci sono poi altre risorse che serviranno per incentivare anche lo sviluppo. È il turismo di Coringa, che porterà un giro di natura economica sotto questo profilo. Queste possono essere alcune delle soluzioni, ma occorre ottimizzare quello che sono, vi ripeto, i servizi. Io non ho la presunzione di dire in questo momento, punto per punto, okay, dove materialmente occorre tagliare. Ci sono alcuni punti dove già ho avuto questa certezza, perché mi sono già informato prima di entrare, però voglio sapere effettivamente qual è la situazione ad oggi, non quella che c'era un anno e mezzo fa. Grazie all'avvocato Sorrenti. È la volta adesso del dottor Vincenzo Serrao per la lista numero 3, il cuore per Coringa, che risponderà alla domanda su questo debito. Qui si rischia quasi di trovarci su una trasmissione televisiva in cui all'ultimo ci vogliamo bene, c'è un debito e nessuna responsabilità. Qui ci sono nel comune di Coringa due tipi di debito, uno vecchio
dovuta a transizioni per operazioni di ordine economico fatte in tempi passati. L'ha detto adesso un momento fa Roberto, la transazione per il campo sportivo che era della diocesi e altri. Sono debiti che sono arrivati perché precedentemente le amministrazioni non le avevano pagate e adesso sono arrivati i decreti. Se tu non paghi un debito prima o poi ti arriva. Ebbene, l'amministrazione attuale di Ballaria su questo non aveva nessuna colpa. Bisogna essere onesti intellettualmente. E quindi questi debiti di transizione ce li accolleremo tutti. La situazione non è così poi drammatica in prospettiva, perché il decreto Monti dà un po' di aria a tutte le amministrazioni, intendendole come imprese, per poter agire. Ma gli altri debiti che non sono dovuti a transazione l'ha fatta l'amministrazione Ballaria Sorrenti. Volete sapere quali? Ve li dico subito. Allora, sono debiti che sembrano piccolini, ma voi sapete che siete padri di famiglia, che quando c'è carestia in una casa diventa tutto caro, nemmeno l'acqua minerale poi si compra come si comprava una volta. Allora, cominciamo, per esempio, lo scuolabus, sotto la gestione dell'attuale passata amministrazione, era venuto a costare 130.000 euro di spesa. L'hanno preso i commissari 13.000 euro. Era un'azienda di Cosenza che aveva questo incarico, quindi già una differenza di 100.000 euro. Questi sono debiti da pagare. Facciamo un altro esempio. Le società esterne dei contatori dell'acqua sono venuti dei ragazzi di Reggio Calabria a fare la lettura dei contatori. È costata questa società da parte del il comune ha pagato questa società e oltretutto non hanno saputo nemmeno leggere i contatori e sono arrivate cifre astronomiche a casa vostra. Quindi hanno fatto un debito come funzione e poi vi è arrivato pure una tabella di milioni ad alcuni. E poi tutte queste incariche, quando c'è carestia, si tende a chiudere incariche all'ingegnere di Parghelia, l'incarico al Rippa che doveva vedere tutta la situazione dei terreni comunali, un 80.000, altri 80.000. Cioè c'è stato un tipo di debito che si poteva evitare e questa giunta non l'ha evitato. Allora aggiungiamo ad un debito di ordine strutturale, perché è vero, è giusto, ci sono stati momenti in cui alcune amministrazioni investivano anche in derivati, era la moda, e ci sono debiti invece che sono stati fatti. Ma questo potrebbe dire qualcuno se li inventa? No, perché c'è una relazione di fine mandato fatta dall'organo competente, dal commissario, che dice, finisco perché mi pare che il tempo vola, con la delibera del 43 del 2012 dell'11 novembre inerente il bilancio per l'esercizio 2011, al quale è stato controdedotto con deliberazione commissariale del numero 1 del 21 del 2012, in particolare il commissario prefettizio dava atto degli indicatori di deficitarietà strutturale, dell'intervenuto rapporto sulla tempestività dei pagamenti, del mancato rispetto del patto di stabilità 2010 accertato in via postuma. In esito a quest'ultimo, cioè l'amministrazione Ballaria Sorrenti ha sforato il patto di stabilità, a quest'ultimo punto il Ministero dell'Economia e delle Finanze disponeva l'applicazione delle previste sanzioni sul bilancio di previsione 2013, cioè molto probabilmente la Corte dei Conti o al Comune o agli amministratori direttamente farà una multa di altri 120.000 euro.
Bene. Però posso intervenire? No, un secondo. Non puoi. Allora, scusa. Adesso sì, benissimo. No, è inutile, no. Quello che dobbiamo fare perché a denunciare. Scusa. No, per una questione di correttezza e di onestà verso i cittadini. Allora, io sono venuto qua, quello che devo dire, allora, in 3 anni non c'è stato nessuno, quanto me, a osteggiare l'azione amministrativa di Pallaria. Allora, io stasera qua sono venuto a proporre quello che vorrò fare, perché se no non ci bastavano 10 giorni di fila per dire queste cose. Va bene. Allora... Allora, adesso all'ingegnere Pallaria. Buonasera a tutti. La domanda era precisa. C'è una situazione deficitaria, si rischia il dissesto, che quale soluzione proponete voi? Qua effettivamente ognuno ha parlato, il dottore Serrao giustamente, siccome, come ho detto l'altra sera, struttura amministrativa non ne ha, parla tanto per parlare. Io dico questo subito. Allora, il problema è serio. La delibera di giunta di consiglio comunale del 18 di ottobre del 2011 è un crocevia fondamentale per la vita amministrativa di Curinga e per le generazioni future, anche per le amministrazioni future, che si trovano a dover fronteggiare lo spettro del dissesto. Noi abbiamo sicuramente oggi, a fronte delle transazioni fatte, un costo al mese di 120.000 euro al mese fino a fine 2014. Se non si riesce subito a bloccare delle iniziative, sentenze esecutive già presso il Comune, e le posso citare, debiti per l'acqua, non la Sorical, ma la Regione, all'Enel e alla famiglia Bevelacqua per il muro sotto il... oltre altre sentenze che sono arrivate in questi ultimi tempi, la sentenza a favore dell'architetto Vasta, la sentenza a favore degli eredi Stelletani Pierpaolo, delle parcelle che giustamente gli avvocati negli anni hanno lavorato in modo senza copertura finanziaria, perché quelli sono i debiti che portano problemi, non i debiti che sono coperti. Cioè, che uno spende 15.000 euro di censimento all'utenza per fare una gara, quella era coperta, mica da un debito, quella è amministrazione. Quindi se non si ha la dimensione di questo, si parla del nulla. E allora giustamente, che cosa devo fare oggi io? Chi va al comune deve subito bloccare queste situazioni che possono portare a una situazione di dissesto subito, nell'ottobre del 2013, allora quando chiunque di noi si troverà là dovrà fare i conti con l'equilibrio del bilancio. Quindi questo è sicuro. Poi ci sono i debiti che non sono coperti, perché sono sentenze esecutive, quindi bisogna assolutamente andarle in consiglio comunale e dichiararle come debiti fuori bilancio. Come debiti fuori bilancio sono pure, per esempio, quelle che ha fatto l'amministrazione Ferraro. C'è gente che hai nella lista. Per esempio, i debiti sono la gestione della cassa dei riposi, 158.000 euro di debiti. Cioè, i debiti sono quelli degli avvocati, dell'avvocato Mele, che non la conosco che sia l'avvocato Mele, e alla cognata di Serrati Ferraro. Quindi cerchiamo di ragionare sulle cose. Allora, uno, bloccare, perché il comune è un'azienda, allora bisogna ristrutturare il debito e
bloccare le iniziative che possono portare a dissesto, dopodiché avviare subito una politica di dismissione del patrimonio comunale alienabile e affrontare il problema degli usi civici, di cui ne parleremo poi dopo. C'è un problema di mantenimento dei costi dei servizi che possiamo fare solo con economie di scala, quindi con l'unione dei comuni, servizio idrico, servizio dei rifiuti e servizio di tutto, perché solo così si possono affrontare le cose. Devo dire a Roberto che proprio oggi, proprio ieri, la Cassa Depositi e Prestiti, sulla base di quella delibera di Consiglio Comunale che ha consentito di ristrutturare i residui, ha dato un finanziamento di 1,5 milioni, che sicuramente darà un respiro per quanto riguarda quei 120.000 euro, perché recuperiamo sicuramente i 40.000 euro del piano di entrata di servizi. Però è un problema che tu devi considerare i 40, ma devi considerare l'ammortamento di quel mutuo. Quindi, cioè, sinceramente, è un discorso patto di stabilità. Cioè, vi riempite la bocca patto di stabilità senza sapere nemmeno che cos'è un patto di stabilità. Perché il patto di stabilità, i 90.000 euro di multa del patto di stabilità non è un buco di bilancio. Il ragioniere Monteleone dovrebbe spiegare perché è stato, io ti ripeto, mi assumo tutte le responsabilità. La faccio cantare io queste carte, guarda, per carte, non parliamo di carte, per cortesia. E allora il patto di stabilità non è un buco di bilancio come un debito quello trende o come un debito con altre cose. Il patto di stabilità è una multa che ti fa lo Stato, ma io preferisco pagare quella multa perché pagando, sforando il patto, io ho pagato delle imprese, quindi non ho fatto fallire delle imprese, ho tutelato il comune, perché non pagando le imprese del 2006, 2005, 2002 avrei portato sì un buco del bilancio, perché gli interessi erano di 150.000 euro, capito? Parliamo di altro. Non è un elettrocardiogramma, dottore Serra, non è un elettrocardiogramma, sentite a me. Non è l'elettrocardiogramma, ho finito. Quindi queste sono le cose. Quindi le tre cose, questo, bloccare questi creditori, perché sennò siamo rovinati. Bene. Va bene. Allora, ringrazio l'ingegnere Pallaria. Comunque vorrei dire, cioè, se si fanno gli interventi e se si risponde alle domande, bisognerebbe rispondere in maniera propositiva, diciamo. Allora, adesso passiamo alla seconda domanda. Prego. Noi siamo venuti qua, invitati da te, ad esporre. Esatto. Allora, adesso se volete rispondere alle domande che facciamo e che vi faranno i cittadini, lo potete fare, perché se ci atteniamo a queste domande tutto dovrebbe andare bene. Infatti io sulla soluzione, allora, delle cose dal dottore Serra non ho capito nulla, quale soluzione proprio del sesto che sicuramente sarà. Va bene, allora la seconda domanda, senza continuare a fare polemiche, la seconda domanda, e parlerà poi per primo mi pare il dottore Serrao. La seconda domanda è allora, uno dei, scusate che mi metto gli occhiali, allora uno dei temi dibattuti ed impellenti per le casse del comune è quella della responsabilità, della reperibilità di liquidità ed entrate certe. In questo momento le maggiori entrate per il comune sono, oltre ai tributi comunali, l'imposta di soggiorno che proviene dalle strutture turistiche, i terreni comunali con un punto interrogativo, ma di questo parleremo più ampiamente nella prossima domanda, e si è parlato di pale eoliche e di fotovoltaico. Alcuni paesi limitrofi hanno l'eolico, come San Pietro, Maida, Cortale e Iacurso, ma anche il fotovoltaico, come Filadelfia, con un parco che esiste poco sopra il bivio Polito. Quindi, per quale di queste soluzioni
sareste disponibili per un coinvolgimento del territorio valutando i rischi e i vantaggi, perché si è parlato negli anni precedenti anche di paleoliche, di fotovoltaico e di energie alternative. Quindi voi come vedete questo problema? La parola al Serrao. Allora, io sono previsto. Dico sarò brevissimo, non voglio nemmeno 5 minuti. Io sono d'accordo, l'ho detto in un comizio, per il fotovoltaico a tutto spiano. Sono anche d'accordo, però cerchiamo di non strumentalizzare le parole. Sono anche d'accordo per le paleoliche ad una condizione, perché io sono stato uno dei 1000 firmatari che non hanno voluto le paleoliche a Cremenza. Anche perché sarei stato sciocco davanti a una casa mia, una pala che mi gira, ma non per questo motivo, ma perché esteticamente non aveva senso. Se voi pensate che ci sono situazioni deturpanti, però ho fatto lo stesso esempio delle centrali nucleari. Se la Francia al confine alle centrali nucleari e noi italiani le abbiamo abbandonate, se si rompe una centrale nucleare in Francia, le radiazioni arrivano pure agli italiani. Allora, io ripeto, sono d'accordo come fonti rinnovabili, fonte materia di sviluppo economico, di incassi per il comune, se c'è la possibilità di un parco eolico là dove ce l'hanno Iacurzo, che ha begli introiti, Cortale, Filadelfia, cioè nella zona montana, se c'è la disponibilità, la possibilità della realizzazione di un parco eolico, io credo che al comune converrebbe fare subito un contratto. Grazie. Allora, bene, adesso abbiamo l'ingegnere Pallaria che darà questa risposta. Allora, per quanto riguarda le energie alternative, io sinceramente sull'eolico non ci penso proprio, anche perché per rispettare quello che era uno, io andrei invece, anche perché mo i soldi non ci sono più, cioè le conto energia, cioè non c'è più l'interesse per le imprese, in più c'è un'altra cosa, che la produzione di energia di fonti alternative è di gran lunga superiore a quella che è stata autorizzata dalla regione rispetto a quella che è la potenzialità della regione stessa di poterne dare, quindi non ci sarà più interesse, quindi è inutile parlare di eolico o di fotovoltaico, quindi non ci può essere un discorso del genere. Io invece andrei su un qualcosa che è attinente anche ai servizi, no? Parliamo del risparmio dei costi dei servizi, e allora andrei per esempio ad essere incisivo su una delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni, allora quando si è affrontato il problema dei rifiuti. E sulla falsariga della cittadella energetica di Castrolibero si era pensato allora di fare un discorso del genere come unione dei comuni, unitamente al comune di Lamezia e ad altri comuni come Filadelfia e come Pizzo, che sono disponibili a un discorso del genere, cioè a produrre energia, quindi produrre energia, ma dall'organico, quindi potenziando la raccolta differenziata, e su questo abbiamo fatto parecchio, perché se è vero come è vero che deve cominciare a funzionare per bene, c'è un centro di raccolta che sarà fatto dove è l'ex mattatoio, i lavori già in corso, dobbiamo essere poi noi a livello comunale, a livello di popolazione, ad essere pronti in questo, perché non è una cosa da fare che si può fare subito, e praticamente lavorare su un impianto che sarà ubicato nell'ambito della ex discarica della Lamezia Terme per la digestione anaerobica dell'organico. Io l'ho visto a Dieti con un impianto del genere che ha un impatto nullo, ma che ha
produce delle ricchezze per i territori. Noi possiamo avere qualcosa da questo tipo di impianti e non da fotovoltaici o da eolico, che sinceramente non penso oggi possano trovare più autorizzazione da parte della regione. Allora, adesso su questa domanda tocca alla Michienzi. Ci passiamo il microfono. Ci passiamo. Infatti, appunto. Un po' d'acqua, eccolo qua. Tieni, immagino. Allora, per quanto riguarda l'eolico, credo che è stato già bocciato dai cittadini di Cuninga, no? Tra l'altro uno dei firmatari, dice il dottore Serravi, essere stato proprio lui. Noi puntiamo molto sul fotovoltaico, per il quale ci spenderemo per la sua massima espansione. Poi un altro inciso, la realizzazione di parchi eolici in Calabria è così difficoltosa, no? Perché sono tutti stati sospesi, sequestrati, hanno insomma un po' un argomento particolare, per cui se ci sarà la possibilità, per carità, noi siamo disponibili, perché è una delle energie a basso impatto ambientale, per cui. Poi per quanto riguarda l'esempio del nucleare, anche su questo i cittadini italiani con un referendum hanno detto di no, insomma, voglio dire, non è questo l'esempio. Poi, a parte il megaprogetto che ci diceva l'ingegnere Pallaria, no? Che chissà, avrà pure le sue qualità, però voglio dire, la sua realizzazione, voglio dire, non è da un giorno all'altro, lì ci vuole non poche risorse, anche se viene sviluppato nell'Interland con la Mezia e con l'Unione dei Comuni e cos'è, però la sua realizzazione non è da un giorno all'altro, per cui io direi di puntare sulle cose semplici, sulle cose fattibili, immediate, in modo tale che ci sia effettivamente un immediato ritorno economico per tutti. Scusa che c'è l'acqua, no, c'è l'acqua che non mi toglie il suo telefono che può. Allora, per quanto riguarda la lista impegni e partecipazione, certamente noi puntiamo sul fotovoltaico. L'eolico per noi dovrebbe essere un qualcosa di chiuso, almeno per Cuninga, ma non per qualcosa, perché l'unica zona nella quale poteva essere inserito questo progetto era la zona di Salice, no? Giusto per renderci l'idea. E sinceramente già sono bastati i disastri dell'amministrazione Ferraro, dove tra parentesi nella sua lista, caro dottore Serrao, trova anche qualche elemento, e dove hanno firmato una bella convenzione incastrando il comune di Cuninga, e convenzione che sinceramente poi sono ben visti di portare avanti. E lì mi dico che andrebbe davvero ad incastrare il comune di Cuninga per svariati miliardi, diciamo milioni di euro, dai. Perché c'è un danno economico per questa azienda, la Brullo Energie, che ha fatto anche la sala consiliare, no? Ha finanziato pure una sala consiliare perché venisse fatto questo progetto. In altre zone di questo comune non può essere fatto. Per esempio, e mi dà l'impressione che lei non conosce il comune di Cuninga, visto e considerato che la zona limitrofa dove ci sono le altre pale, no? Non può essere inserito un parco eolico composto da una tredicina di pale, perché uno, non c'è la distanza dalle abitazioni, secondariamente ci deve essere una distanza anche dall'altro parco eolico che abbiamo sul confine,
di Curinga, località Corda, quello di San Pietro a Maida. E quindi conseguentemente non riesco a capire quale possa essere altra soluzione per questo parco eolico, se non quella di tutelare qualcuno. Io non devo tutelare nessuno, questo sia ben chiaro. Io il progetto che voglio portare avanti è semplicemente uno, quello di eliminare tetti che sono di amianto e la gente ci muore, e fare costruire dei tetti con degli impianti fotovoltaici sopra, con un contributo da parte del comune, anche minimo all'anno, di 10.000 euro, finanziando 10 tetti all'anno. Non è che le cose si fanno mega, cioè non è necessario pensare in grande per raggiungere però l'obiettivo, ma è lo slogan che sto sempre portando avanti, no? Un passo alla volta, un passo alla volta. In un anno si tolgono 10 tetti, l'anno successivo sono 20 e così via. E io mi auguro che tutti lo porteranno avanti questo tipo di progetto. Anche perché bisognerebbe comunque in ogni caso modificare quello che è anche il nostro regolamento edilizio, che per alcuni cittadini curinghesi, tra cui anche Cesare, in Piazza Immacolata, è stato vietato di fare sul tetto il fotovoltaico. Lì è il problema. Lì bisogna intervenire per dare la possibilità ai cittadini, con gli incentivi che predispone poi la legge, no, di predisporre per appunto sui propri tetti anche degli impianti fotovoltaici. Questa può essere una soluzione intelligente, e non pensare a cose megagalattiche che poi non si realizzeranno mai, mai. Oppure far sì di togliere su Acconia quel benedetto vincolo paesaggistico che impedisce a un cittadino di Curinga, nel particolare di Acconia, di far sì che si possa impiantare un impianto fotovoltaico, perché anche per quello ci vuole l'ennesimo passaggio sempre ai beni ambientali, e non è possibile, cioè la gente non può essere tartassata. Allora lì bisogna incidere, e con le piccole cose che bisogna incidere. Questo è il mio punto di vista, è un punto di vista chiaro, che credo che porti salute per i cittadini curinghesi e il beneficio di avere anche un introito mettendo sui propri tetti e utilizzando tutti gli edifici comunali per il fotovoltaico, che è un'energia pulita come anche l'eolico, però in questo caso credo che non bisogna tutelare nessuno, non c'è nessun interesse. Nessun interesse. Ricordo per appunto, ancora ho 30 secondi, la delibera datata 29/1/2007, approvazione schema di convenzione per installazione parco eolico con la Brulla Energie, dove mi sembra, caro dottor Ferraro, chiedo scusa il lapsus, Serrao, che c'era la professoressa Sorrenti Maria e il giovane Trabiletto Giuseppe in quella giunta, che oggi si trova nella sua lista, non nella mia. Grazie. Bene, allora adesso andrei con la terza domanda, una domanda che interessa molti cittadini di Curinga e di Acconia. Infatti è un punto sul quale c'è grande fermento e interesse, e interessa appunto centinaia di cittadini di Curinga, è quello che riguarda i terreni comunali e gli usi civici. La situazione ormai sembra giunta al capolinea. Quali provvedimenti la sua amministrazione pensa di attuare per la risoluzione equa di questo problema che i curinghesi si portano dietro da anni? Inizia il turnover l'ingegnere Domenico Pallaria. Allora, quello dei terreni comunali e degli usi civici in particolare è stato il motivo principale dell'amministrazione passata. Ho messo finalmente mano su quello che è un problema molto serio. Allora, cominciamo a dividere le due fattispecie. Ci sono i terreni comunali alienabili, cioè quelli che non hanno il vincolo degli usi civici. C'è una delibera allegata al bilancio di previsione del 2011 che
era necessario il piano delle alienazioni, e là è chiara la situazione. Come è chiara la situazione in quella stessa delibera, e quindi quanto si può ottenere addirittura qualcosa come 1 milione di euro, e quindi che potrebbe portare un po' di beneficio ai debiti contratti. In quella delibera c'è anche affrontato il problema dei 20-25 casi di costruzioni abusive su questo terreno. L'amministrazione, il Consiglio Comunale aveva stabilito in 40 euro il costo per mettere a posto questi terreni, queste case, che è un problema abbastanza serio. E sapete come siamo arrivati a 40 euro? Siamo arrivati praticamente facendo l'interesse pubblico, che era quello dei 100 euro previsto dall'Agenzia del Territorio, tenendo conto anche delle esigenze private. Cioè che i cittadini avevano costruito su questi terreni, no? E che mai nessuno dal 1987 si era degnato di dare delle risposte, nonostante il Comune avesse anche chiesto onere di concessione e onere di urbanizzazione. Quindi, andando a contemperare le esigenze pubbliche, l'interesse pubblico deve essere predominante, e le esigenze private, siamo arrivati a quel prezzo. Quel prezzo che assolutamente, se si va in dissesto, il commissario del dissesto porta a 100 euro. Quindi è già una cosa abbastanza da capire per bene, e qualcuno invece pensa che magari di quelle domande di quel terreno si può addirittura darlo gratis, se non è possibile. Poi ci sono i terreni comunali a uso civico, questo è un problema molto serio. Coringa ha 340 ettari gravati da uso civico, di questi 340 ettari 231 sono occupati da 431 terraggeristi, quindi che pagano, 109 ettari, che sono quelli sotto la statale 18 e dietro la Pineta, rollo compreso, praticamente sono occupati abusivamente. Sui terreni su cui si paga la terraggera, sui 131 ettari, ci sono delle case abusive. E allora l'amministrazione mia aveva affrontato questo tipo di tutte queste problematiche, quindi la legittimazione dei terreni gravati d'uso civico con i terraggiaristi, applicando la legge regionale, quindi non nulla di trascendentale. Sono state delle operazioni fatte anche in località Quarto e dietro a Ferraiolo, dove sono i terreni è un discorso diverso, perché la domanda che avevano fatto fare allora l'amministrazione Ferraro ai cittadini non poteva essere fatta come legittimazione, perché uno dei presupposti perché la legittimazione è che non ci sia un fabbricato abusivo. Laddove c'era un fabbricato abusivo non poteva fare la domanda di legittimazione. L'amministrazione mia aveva affrontato questo problema cercando di isolare le fattispecie di condonabilità e portare alla definizione di questi problemi per i cittadini che sono assillati da questo coso. Poi sono stato chiarissimo sul fatto che sui 109 ettari di territorio a ridosso della Pineta, quindi che sono suscettibili di sviluppo diverso, e quindi che potrebbe dare respiro moltissimo al comune, ma non per noi, per le generazioni future, là non si tocca nulla. Là praticamente la cessione a 65 centesimi al metro quadrato non può essere consentita, bisogna opporsi in tutto e per tutto. Questo è quello che effettivamente dico io, questo è il motivo per cui sono stato cacciato, e questo è il motivo su cui si insiste e non si fa sconti a nessuno. Perché il comune, cioè, questi terreni sono dei cittadini di Coringa e servono per fare in modo che le generazioni future, non noi, i nostri figli, possono effettivamente avere un futuro così come il comune di Coringa, altrimenti veramente siamo alla fine. Grazie. Le varie tipologie le ha descritte l'ingegnere Pallaria, per cui io voglio solo fare dei passaggi, voglio dire, significativi secondo me,
È vero, abbiamo terreni comunali non gravati da uso civico, mentre ne abbiamo, abbiamo terreni comunali gravati da uso civico. Tutti e due questi terreni sono in parte liberi, in parte edificati, tutti abusivamente o una maggior parte di loro. Per queste edificazioni ci sono delle domande di sanatoria al comune. La prima tipologia, quella come diceva pure l'ingegnere Pallaria, non gravati da uso civico, li possiamo indicare come patrimonio comunale, no? Per cui si possono in qualche modo vendere, alienare, insomma. Per quanto riguarda poi del restante, diciamo, per questo tipo di terreni, con gli edifici e con l'annessa corte, si può in qualche modo procedere a indicizzare un prezzo equo sia per il comune che per chi acquista. Del restante terreno che si ricaverebbe, diciamo, quelli non gravati da usi civici, si potrebbero anche ottenere dei lotti che si potrebbero anche vendere in un'asta pubblica, chiaramente. Il ruolo spinoso però riguarda i terreni comunali gravati da uso civico. Lì, voglio dire, la norma di riferimento, come qualcuno ha detto, è la legge 18/2007, che tra l'altro stiamo aspettando anche il regolamento di esecuzione di questa legge, ancora non è arrivato, voglio dire, non è che sia molto chiara la sua applicazione alla nostra realtà. Do atto chiaramente all'amministrazione Pallaria di aver iniziato, come previsto dalla stessa legge, a censire questi terreni inserendoli in un piano di valorizzazione e recupero, sgravandoli, diciamo, dal diritto di uso civico. Però sottolineo, e non per fare polemica, che per risolvere questo problema è stato incaricato un architetto di Catanzaro, al quale gli abbiamo corrisposto decine di migliaia di euro. Il suo lavoro è stato pari a zero, anzi ha fatto una sola cosa, ha fatto una lettera, in un consiglio comunale ha presentato una sua lettera, scostandosi del tutto dalla proposta deliberativa dell'amministrazione. Per cui, voglio dire, non è tutto rose e fiori il fatto dei terreni. Poi un'altra notazione piccola, per quanto mi riguarda, le motivazioni per cui io ho votato insieme agli altri consiglieri, ho presentato le dimissioni, non sono stati certi i terreni comunali, ma ben altre cose che lungo 3 anni io le ho fatte sapere. Io non ho terreni da edificare, non ho proprietà, non ho questo, per cui per me sono stati altri, ma senza polemica, giusto così per sottolinearlo. Grazie. Chiedo scusa alla fine degli interventi. Allora, per quanto riguarda il terreno, il problema dei terreni, che non è solo un problema, ma è una risorsa per l'ente, dei terreni comunali. Beh, io ho l'umiltà di dire, come nel mio carattere, nella mia persona, io sono un avvocato, non mi occupo di queste cose nello specifico, certo una legge la so leggere pure io, però ho l'umiltà, c'è una mia candidata che ha fatto di queste pratiche e mi ha indicato una strada. Siamo andati l'altro ieri dal dottore Carelli, che è l'unico rimasto in regione che si occupa di queste pratiche, no? Per chiedere una... non per avere una spiegazione, per dare una spiegazione stasera a voi, ma per risolvere questo problema alle decine di famiglie che hanno una propria casa di prima abitazione nei terreni disponibili e in quelli ad uso civico. E io mi sono posto un problema fondamentale, perché vedete, Mucchienzi giustamente diceva un'asta pubblica.
Beh, quando si dismette un patrimonio pubblico, per legge lo si fa attraverso un'asta al miglior offerente. E io il primo problema che mi sono posto è stato proprio questo. Perché come faccio a mettere un'asta pubblica una casa costruita con tanti sacrifici da una persona, no? Che vive in quelle zone? Allora questo è il primo problema, questo è il primo problema. L'hanno fatto in passato, gliel'hanno fatto costruire altri, non Roberto Sorrenti. Allora, questo è il primo problema che mi sono posto, perché comunque io 36 anni, ma sempre 36 anni che sento sempre la stessa cosa, ma una soluzione non è stata mai data. Allora, qual è il discorso da portare avanti? È questo. Allora, è vero, sì, non è a 40 euro, ingegnere Pallaria, che non abbiamo stabilito a suo tempo, perché non si può dire una cosa da una parte e un'altra dall'altra. È stato stabilito il prezzo di 70 euro per il patrimonio disponibile, con 5 euro per quello, parlare di sedime, 70, cioè dove è ubicata la casa, e 5 euro per l'area, con, diciamo, per i 5 metri per l'area, per il contorno della casa, perché in modo tale che ognuno abbia un'area, no? Cioè ci sia un lotto, in poche parole. Questo perché, vabbè, la media può darsi pure che arriva intorno a quella cifra, poi dipende dalla, può darsi pure, dipende dall'estensione della casa, però non è 40, sono più di 40. Allora, comunque in ogni caso, io non ho disturbato nessuno, comunque in ogni caso il problema da risolvere è semplicemente questo. Allora, per le case che stanno, diciamo, parecchie di queste case sono nella zona di Prato Sant'Irene, su cui è terreno disponibile, bisogna agire in questo modo. Uno, allora, bisogna contemperare l'interesse pubblico e privato, perché i privati hanno pagato dei condoni là sopra e quindi hanno versato dei soldi all'ente comune. Dall'altro lato c'è l'interesse pubblico, che è quello di avere la proprietà del proprio terreno, no? Il nodo dove sta? Sta che bisogna, perché poi l'amministratore si deve tutelare con la Corte dei Conti, la quale ti chiama e ti dice: non puoi vendere un qualcosa che non è tuo, che è pubblico, o meglio svendere un qualcosa che non è tuo, perché te lo faccio pagare a te, amministratore, perché è un tuo errore. Quindi bisogna stare alle regole. Ecco perché dicevo equamente. E allora la soluzione, secondo me, che si può prospettare in quella zona è questa. Innanzitutto bisogna vagliare pratica per pratica. Ci sono 160 domande? Beh, ognuna è diversa dall'altra. Se io faccio una domanda, no? Non credo che quella di Cesare possa essere uguale alla mia. Magari ha un solo un piano condonato anziché due. Oppure non ce l'ha condonato per niente, quindi lì il problema si pone. Ecco perché dire, è semplice dare una soluzione a voi, buttare in pasto al pubblico, no? Una soluzione, sì, tanto si risolve tutto, non è vero. Ci sono situazioni e situazioni. E quindi ognuno deve essere portata, cioè deve essere oculatamente presa la pratica, osservata, verificata la possibilità, chiamato l'interessato e dire: guarda, deve essere integrata questa documentazione, manca questo, non si può fare, si deve anche dire no se non è possibile farlo. Per quanto riguarda quella inerente agli usi civici, cioè tipo ferraiolo, occorre fare questo. Allora, lì bisogna, allora, per esempio, per ferraiolo si è tentata la strada della sdemenalizzazione. Benissimo, il dottor Carlo mi ha detto: non ve la passerò mai la sdemenalizzazione, perché là sopra ci sono delle abitazioni e quindi non è possibile, ci sono strade, abitazioni, non è possibile farla. Allora il discorso cos'è? È il diretto interessato che deve procedere a fare questo tipo di discorso con le proprie, avendo i requisiti previsti dalla legge 18 del 2007. Questo che cosa comporta? Comporta che bisogna, si creerà un ufficio per il cittadino, perché è inutile dirgli fesserie e poi materialmente non arrivare alla soluzione del problema. Anche perché, riguardo alle fesserie, voglio dire che a tutti i cittadini, soprattutto di Aconia, sta arrivando una lettera, no?
Comune di Coringo, io ho tolto l'intestatario, dove dice riferimento a vostre istanze di legittimazione e affrancazione senza la legge 18 del 2007, mandato anche da alcuni, l'istanza rinnovata a fine dicembre da alcuni tecnici presenti in alcune liste. Con la presente riscontro l'oggetto si comunica che l'istanza, così come prodotta, risulta carente della documentazione prescritta dalla legge sopraindicata, nonché conforme, leggetele le cose, conforme ad altre istanze già in precedenza evase negativamente da questo ente. Quindi dice, te l'ho sbocciata prima, te la sto bocciando adesso, questo è il segretario comunale. Tuttavia, guardate caso, dopo cambia proprio, al fine di valutare possibili soluzioni funzionali all'accoglimento. Oh, signori miei, ma l'italiano è bello, eh? Ma se prima mi dici che me l'hai negata, poi mi dici che posso accoglierti questa istanza. Ma, cioè, a che senso è arrivata questa lettera alla casa dei cittadini di Coringa, quindi di Acconia? Ma per prendervi in giro? Ma scusate, ma ribellatevi di fronte a queste cose. Non si risolvono così i problemi. Questo è stato mandato il 23 aprile 2013 e sta arrivando adesso nelle vostre case per raccomandata. Adesso sta arrivando nelle vostre case per raccomandata, vi dovete ribellare, perché questo è un ricatto morale sulle case, sulla dignità delle persone. Non si agisce in questo modo. Perdonatemi se mi arrabbio, ma non è questo il modo di prendere per i fondelli le persone. E allora il problema si deve risolvere portando le persone davanti a un ufficio preposto, e questo dottore Carelli mi ha detto che è disponibile a venire ad aiutare i cittadini di Coringa a risolvere questo benedetto problema una volta per tutte. Una persona che in regione è l'unico che per tutta la Calabria sta avendo queste pratiche sugli usi civici, è l'unico, perché è solo lui rimasto in quell'ufficio, e glielo posso assicurare. Grazie. Bene, il dottore Serrao risponde a questa domanda che mi pare ha acceso gli animi un po' di tutti. Prima devo fare due piccole chiose, una per Palleria e un'altra per Roberto. Secondo me Palleria ogni tanto sbaglia cognome, perché? E parla sempre del dottore Ferraro come se fosse il dottore Ferraro il capolista della mia lista. Aspettate, se lui, vi chiedo scusa, e lo chiama sempre in causa con la sua amministrazione, non ricordando che 8 anni fa io mi candidai con la lista assieme al cognato Ciccio Molinaro contro Ferraro. Quindi se adesso Ferraro non lo vota, che gli posso fare io? Seconda cosa, riferito a Roberto. Roberto ha fatto... Sorrenti, grazie. All'avvocato Sorrenti. No, Sorrenti, mi per Sorrenti. Va bene. Ma sono suscettibili sti giovanotti. Allora, parlando con... ha fatto una frase, un'illazione che è brutta. Ha detto riguardo l'eolico, io rimango su quelle posizioni, poi non è che sono uno scienziato, sono uno che vede il contorno da Catanzaro a Coringa, ci sono paleoliche a non finire, se poi non va bene e andrà nel futuro, questo non lo so. Io se avessi uno spazio lo farei, punto. Quindi siamo chiari. Dicevo, fa delle illazioni, dice che dovrei tutelare interessi. Io quale interesse? Io... bisturi e basta, quale interesse? Arriviamo al discorso dei terreni comunali. 1976-79, molti di voi manco c'erano perché erano piccolini, io ero consigliere comunale ragazzino della vecchia Democrazia Cristiana e andai assieme a Ciccio Molinaro, il cognato del sindaco, a Roma dall'avvocato Cervati, ex cognato? No, ex sindaco. dall'avvocato Cervati. Che era uno dei più grandi esperti di usi civici d'Italia, grande compagnone,
compagno nel senso tradizionale di quando esistevano veramente sia da una parte che dall'altra gente con grande valore culturale e di parte. E io lottavo perché i terreni comunali ritornassero al comune. E mi lanciavo con questo avvocato, questo con una battuta, mi ha detto: giovane, calmati, i terreni comunali resteranno a chi ce li ha. Con tutto ciò chiamo in causa Ciccio Molinaro e il vice sindaco, allora Ciccio Senese, fece tutto il possibile per poter recintare quello che si poteva di terreni comunali e fu fatto. Si recintò una parte con le guardie di allora e anche i carabinieri. Non vi dico che cosa ho patito, perché poi i proprietari, a Ciccio stava da Conia e glielo volevano impiccare. Io scusa che ero a Roma, ci salvavamo. Quindi lo spirito fu quello di cercare di tutelare sempre questa realtà da ragazzo. Adesso con i capelli bianchi e che ho seguito negli anni questa vicenda proprio come fatto quasi amatoriale, non sapendo di dovermi candidare al sindaco, vi dico che è una problematica molto complessa e devo essere onesto, i tre candidati che hanno parlato prima hanno buone ragioni e non li contrasto in questo senso, non c'è una grande differenziazione. Però io sono dell'idea, se non volete, lo riferisco a tutti, ai tre candidati, a chi vincerà, a chi perderà, a tutta la popolazione, se non volete che i contenziosi arrivano altri 150 anni, perché 35 da quando l'ho affrontato in termini di forza sono passati e non è successo niente, qui bisogna trovare una soluzione. Sui terreni, sui fabbricati siamo d'accordo, se li devono acquisire al prezzo giusto. Ormai hanno la casa, ma quando mai in Italia si prende la casa a uno già abitato? Se uno va alle case popolari non ha diritto, si mette lì dentro non caccia nessuno, in Italia è tutta una cosa particolare. Figuratevi una casa costruita con sudore e fronte, quello deve essere risolto e sono per nascondere. Sulle altre cose, sui terreni proprio di uso civico bisogna trovare una soluzione, perché c'è una legge regionale che va ad aiutare la situazione, diciamo fra virgolette, degli abusivi, e quindi la legittimazione o meno potrà aprire con il tempo, come è successo a Catanzaro Lido, come è successo a Isola Caporizzuto, come è successo in altri comuni, con molta probabilità e su sta norma transitoria ognuno ci sguazza. Allora io sono del convincimento che bisogna affrontarlo una volta per sempre, senza grandi bracci di ferro tra comune e privato, tutelando una parte, quello che diceva Pallaria, sono d'accordo, però bisogna finirla una volta per sempre. Grazie. Grazie ai quattro candidati, mi pare che questo sia stato un argomento abbastanza sentito al quale i candidati hanno dato delle risposte concrete. Allora, ultima domanda da parte mia è questa. Coringa è un particolarissimo territorio dove ci sono mare, montagna, beni culturali, risorse archeologiche, notevoli, un notevolissimo centro storico, zone di alto interesse ambientale, culturale e innata ospitalità. Sembra parlarne un territorio appetibile da un punto di vista turistico, ma ben sappiamo che non è così. Cosa pensate di fare per questo patrimonio unico e ancora in gran parte incontaminato? Inizia il giro l'avvocato Roberto Sorrenti. Allora, io volevo innanzitutto chiudere subito una chiosa prima. Non credo che l'amministrazione precedente sia caduta per interessi, anche perché il commissario mi pare che ha legittimato alcuni terreni proprio in questo momento a ridosso della Pineta. Quindi, ma al di là di questo, passiamo al tema che ci riguarda in questo momento, che è quello di ciò che vogliamo fare di questo territorio. Benissimo. Allora, sul nostro puzzle
sul nostro simbolo c'è un puzzle con delle, se voi guardate, ci sono delle diverse zone di Kuringa. Kuringa, Konya, l'eterna romana al centro, il platano e il mare. Beh, io come al solito non penso a progetti faraonici, perché viste le ristrette finanziarie, viste la situazione di ordinarietà che deve essere messa a posto, e tante altre situazioni in cui si trova l'ente in questo momento, credo che bisogna partire dalle cose essenziali. Allora, innanzitutto occorre nell'immediato tenere immediatamente disponibili questi beni, le terme, quelle che sono comunque di proprietà del comune, perché potrei parlare di Torre Mezzabraria, però naturalmente è di proprietà degli Zerbi, quindi insomma non è possibile per il momento fare un discorso di questo tipo. Però per esempio le terme, le chiese che ci sono qui, le aziende agricole che si contraddistinguono su Konya per le loro produzioni, che esportano dappertutto ma nessuno me ne parla. Beh, mettere in rete tutto questo, creare un percorso turistico attraverso anche la tassa di soggiorno. L'anno scorso è stato incassato 57.000 euro in 3 mesi, ridotto al 50%, quindi quest'anno diciamo che sono 100.000 euro, io la sto buttando lì. Allora si può fare un discorso serio. Serio in che senso? Uno, creare questo percorso turistico valorizzando con poco i beni che già abbiamo messo a disposizione. Dare la possibilità ad un gruppo di ragazzi che sanno le lingue di creare una piccola cooperativa in modo tale da mettere in rete anche il garden, dove ci sono 200.000 presenze l'anno ma non ne vediamo neanche uno. Ma per un semplice motivo, perché il tour operator, che non è il proprietario del garden, ti chiede a settembre per l'anno successivo cosa offre il nostro paese. Beh, qualcuno in passato li ha portati, ma giusto qualche pullman così, per fare una passeggiata nel mercato. E a che pro? Non capisco. Allora, noi abbiamo tante cose e li portiamo a fare una passeggiata nel mercato. Allora, mettiamo in rete questi beni, creiamo un percorso turistico, diamo la possibilità di porre in essere a quelle produzioni di nicchie, di eccellenza, che per esempio l'associazione per Kuringa, dico una delle associazioni, io rispetto nei confronti di tutte le associazioni, porta avanti come valorizzazione dei prodotti con l'abbetto e via dicendo. Mettiamo in rete queste cose con un percorso ben fatto, con l'aiuto vostro, perché nessuno è professore universitario a dire deve essere fatto così. Portiamo avanti il discorso che è stato già depositato proprio ieri, perché io mi sto tenendo aggiornato nell'ente, perché così bisogna fare. Il piano spiaggia, portiamolo avanti, no? E non si può parlare di 2 o 3 lidi, perché vedete, dottore Serrao, già su Torre Mezzabraia, che fa parte di Kuringa, e questo errore già l'aveva fatto in passato l'amministrazione Ferraro, ci sono 4 lidi. 2 ce l'ha Ndino, giusto per capire, uno la Conchiglia e l'altro il Garden. Quindi se parliamo di 2 o 3 lidi, già lì ce ne sono 4. Allora c'è la necessità di far sì che quella sabbia porti dei soldi, economia a Kuringa. Ne portate economia a Kuringa le baracche. Possibile che non si riesce a portare avanti un'idea di questa natura, di questo genere, anche con la tassa di soggiorno? Uno può decidere anche di dire ho 100.000 euro all'anno della tassa di soggiorno, beh in 3 anni sono 300.000 euro e mi finanzo già il piano spiaggia, il lungomare. Già questo, fuori da finanziamenti che ci possono essere, vi dicendo ci sono delle risposte concrete che si possono dare, così i ristoratori, gli albergatori hanno l'interesse a far pagare la tassa di soggiorno, se no altrimenti non ha senso. Significa che diventerà una delle tante tasse, e lo Moro questo ha fatto come segretario comunale, che gli è servita per pagare dei debiti. Quella è una tassa destinata solo a quello, è vincolata, non si può utilizzare quella somma se non per valorizzare il nostro territorio, per creare un movimento di natura turistica.
dalle piccole, io voglio solo sottolineare questo, dalle piccole cose si può pensare poi alle più grandi cose, altrimenti si rischia di correre, inciampare e cadere e non si fa nulla. Grazie. Adesso l'avvocato Sarrao, sì, non... scusate, il dottore Sarrao, tra avvocati, medici, qua, tutti quanti. Il problema non ce l'hai con me perché io non sono laureato. No, volevo dire, quello che ha detto l'avvocato Sorrenti, cioè che la tassa di soggiorno è destinata esclusivamente a essere reimpiegata nel turismo, nei servizi turistici e via discorrendo, è un dato di fatto perché è nata in questa maniera. Quindi dovrebbe essere fatta in questa... ...che promuovono il territorio. Certo, certo. Prego. Allora, io l'altra sera ho fatto un comizio di un'ora per spiegare sto problema della vivibilità di Guringa, che è legato essenzialmente al turismo. Cioè il bene archeologico non ha nessun senso, vive a sé stante, sarà riempito di erbacce se non c'è un circuito di persone che arriva a Guringa e soprattutto se non si realizza una Guringa carina, una Guringa abitata, perché Guringa, lo sapete tutti, è una cittadina ormai che dal centro storico, cioè partendo da via Roma e arrivando fino alla Dolorata, è una città morta, è una topaia. Allora, chi deve venire a vedere il monumento basiliano oppure un'altra opera d'arte, che non è che ne esistono tanto, il Pioppo e qualcos'altro, se non è abitato, se non c'è una recettività, il Pioppo è al soccorso e il platano... Che senso ha, cioè, parlare di beni archeologici se non sono inseriti in un circuito di ordine turistico? Io l'ho sviluppato l'altra sera, lo ripeto, bisogna rendere abitabile il centro storico e vi ho detto come, cioè con una politica d'accoglienza e abbattere dove le costruzioni non hanno senso e dare la possibilità di essere abitati, spostare gli uffici amministrativi anche nel centro per poter dar vita al centro storico, cose che fanno dovunque. Se noi creiamo un circolo virtuoso di persone, un circolo virtuoso turistico, le persone possono andare a avere, come dire, l'idea di visitare qualcosa di pregevole. Come del resto, anche se di proprietà di Zerbi, nessuno vede che le Torre Mezzapraia non possa essere recintata per avere il suo ruolo di bene archeologico, turistico, di origine araba. Cioè, il tutto, secondo me, parlare di bene archeologico fino a se stesso non ha un senso se non viene recuperata tutto un discorso di ordine turistico e soprattutto al mare. Non è vero il problema dei 2, 3, 4 stabilimenti, poi dobbiamo cercare di, quando parliamo, cioè di spiegarmi, gli altri cercare di capire nel migliore dei modi. Fare 3, 4 stabilimenti così come sono a Catanzaro Lido non ha niente a che fare, non quello di Indino, non quello di quell'altro, cioè dei centri che abbiano una capacità recettiva e sfornire tutti i servizi e mettere un campeggio dentro la pineta, sia per locali se vogliono tornare al mare come una volta, sia per forestieri, crea un flusso turistico. Allargare la strada che va dal mare fino ad Aconia per fare sì che Aconia diventi la città del mare con recettività turistica può mettere in discussione positiva la presenza delle terme romane, se no chi ci va a vedere le terme romane se non qualche cultore oppure qualche archeologo? La massa secondo me non ci andrebbe. Ecco, se noi quindi creiamo le premesse, allora diventa il bene culturale, può dare economia, il bene culturale ci può far conoscere la nostra storia e valorizzare la nostra civiltà, altrimenti secondo me sono discorsi campati in aria, discorsi che non arrivano a nessuna proposizione positiva. Grazie.
È la volta dell'ingegnere Pallaria. Guardate, io su questo una cosa la devo dire. Qua è come se se la vecchia amministrazione non avesse fatto proprio nulla. E questo è un discorso che effettivamente fa un pochettino pensare. Certo, non lo pretendevo dal dottore Serrao, perché giustamente evidentemente non ha giustamente la cognizione di quello che effettivamente è stato fatto. Ma tu Roberto sì, però. Allora, quello di inserire Curinga in un circuito turistico era stato affrontato alla vecchia amministrazione con dei risultati che dirò. E avevamo fatto e si era sviluppato un piano di marketing territoriale. Un piano di marketing territoriale che andava a intercettare delle risorse, così come è stato fatto, delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. Perché guardate, Curinga è un paese che è pieno di risorse ambientali. Il mare, che porta un turismo balneare, è pieno di risorse culturali che portano turismo culturale, è pieno di sapere e sapori che portano turismo rurale e quindi con la gastronomia e tutto quanto il resto, che sono le tre tipologie su cui sono impostati i programmi regionali della Regione Calabria, cioè la regione su questi punta a livello di sviluppo, perché non c'è l'industria qua da noi, e quindi tutte le risorse comunitarie nazionali dei POR, dei cosiddetti POR, sono impostate su queste cose. Curinga ha intercettato queste risorse, se è vero come è vero che il litorale è inserito in un progetto integrato, tutto il territorio di Curinga è inserito nel PISL turismo, Curinga centro, quindi vuol dire che sono state toccate tutte queste cose, è inserito nel PISL centro storico, cioè borghi d'eccellenza. Quindi vuol dire che sono state toccate, cioè tutte le risorse di Curinga, dal mare alle terme romane, sono state inserite in un circuito virtuale per il momento, però che ha delle situazioni già consolidate. E quindi se questo poi abbiamo la missione, consideriamo la missione a finanziamento di 700.000 euro delle terme, di valorizzazione delle terme romane e del Museo della Cultura del Territorio che a Palazzo Bevilacqua, allora vuol dire che effettivamente si stavano creando le condizioni per Curinga. E su questo quindi bisogna puntare tutto, perché è stato impostato, e questo lo dobbiamo dire, un programma che va seguito, che va gestito, su cui poi si possono incastonare i singoli progetti delle singole associazioni, i singoli progetti che diceva Roberto, perché era su progetti, ma l'amministrazione deve ragionare in termini di programma, e di programma ha già ottenuto parecchio. Sul centro storico, per esempio, quando ho parlato delle terme romane con un progetto di valorizzazione e un finanziamento, sulle terre, sulle torri di Mezzapraia c'è effettivamente Zerbi che aveva già dato la disponibilità della cessione, l'ultima lettera è del novembre del 2011. Giustamente, però, qual è il problema? Che fare un circuito turistico che parte dalle torri, cioè quello del Garden che esce da là, comincia alle torri, va allo stadio, agli scavi neolitici di Acconia, alle terme romane, agli altri monumenti di Acconia, poi viene alle chiese, poi va a Sempre Vecchio, poi va al Platano, e ci deve essere però qualcosa di, cioè, sto centro deve vivere, ci deve essere dell'attività commerciale, perché non è possibile che magari non c'è nemmeno un posto per prendere un caffè. Allora il centro storico, che come va visto, va ridestinato e rivitalizzato, e su questo ha lavorato l'amministrazione, se è vero come è vero, perché bisogna che ci siano, bisogna che le case vengano abitate, le case vengono abitate, bisogna portare gente. Allora come si fa a portare questa gente? Negli anni passati
ai tempi che il dottor Serrao faceva politica, i centri storici sono stati svuotati con le case popolari, se non l'hanno messo tutte quante, bisogna riportare quelle cose. Coringa ha ottenuto già un finanziamento nel marzo del 2010 di 500.000 euro per ristrutturare i 30 alloggi di edilizia che noi abbiamo, no, che ho già acquisito al patrimonio comunale, per destinarle all'edilizia sociale, giovane coppie, oppure a albergo diffuso. Quindi questo era già un no. Se a questo possiamo fare delle iniziative a livello di contributi comunali per garantire e per i ritorni famosi di cui parla in un volume che abbiamo pubblicato con noi come amministrazione sul centro storico, quelle fotografie, il professore Monteleone, per consentire i ritorni dei curinghesi che sono affezionati a questo paese anche per i 2 mesi all'anno, e quindi magari con delle forme di incentivazione anche per questo, effettivamente noi dobbiamo far rivivere il centro storico con interventi strutturali e con interventi anche di facciata. Noi avevamo pensato, come Unione dei Comuni, di costituire la sede al Palazzo Senese, al Palazzo Sotto Casa Tua. Avevamo pensato di portare i servizi sociali qua nel centro, e se è vero come è vero che si sta rivedendo un progetto di 700.000 euro che abbiamo presentato alla regione per centri di aggregazione, e allora là effettivamente portiamo questo, spostiamo la guardia medica in via Villa perché abbiamo già l'assenso da parte dell'ASRA, cioè, in effetti noi cerchiamo, cioè, questo è il da farsi. Allora tutte e tre, tutte e quattro quanti siamo, no? Chiunque vada, dobbiamo seguire questi processi, dove poi si incastonano i vari progetti dei singoli candidati, ma questo è un discorso serio, e queste cose sono state santificate il 4 marzo scorso, quando praticamente hanno firmato i comuni capofila i famosi progetti integrati. Questi famosi progetti integrati purtroppo sono dei processi complessi, ma che vanno seguiti e vanno gestiti, e questo è un problema serio, perché questo è il fulcro di uno sviluppo di Coringa. La domanda nel suo insieme è articolata e complessa, per cui ci vorrebbe parecchio tempo per svilupparla. Comunque incomincio dal mare, dal sud, no? Da sud. Allora, credo che tutti i candidati a sindaco hanno a cuore, diciamo, la riqualificazione della fascia del mare, della fascia costiera, diciamo, e del suo complesso, per dare finalmente un po' di servizi ai cittadini di Coringa. A proposito, Roberto, del piano spiaggia, io sto piano non l'ha visto mai nessuno, cioè questo è partorito non so in quale nazione, è stato nascosto, non si capisce il perché, per quali motivi. Poi, noi per quanto riguarda mare, già da diversi anni, un paio d'anni fa, abbiamo presentato un progetto per la realizzazione di un campeggio comunale a mare. Mi fa piacere che adesso Roberto Sorrenti riscopre le baracche. Ecco, questo è ricreare all'interno della pineta delle piazzole con servizi, luce, acqua e rete fognaria, per cui, voglio dire, questo è uno dei primi progetti che noi intendiamo realizzare a mare. La tutela della macchia mediterranea e la valorizzazione della zona rosa, chiaramente questo è indubbio. Anzi, a questo proposito io non perderò neanche un secondo per ristabilire la titolarità di quei comuni e far ristabilire lo stato dei luoghi, nemmeno un secondo. E un'altra cosa, utilizzando la legge per quanto riguarda l'abolizione delle province e la ridestinazione del patrimonio, noi chiederemo alle autorità competenti di acquisire al patrimonio comunale anche la struttura
del centro biologico iniziato e mai finito, perché quello, vabbè, la struttura, non lo so, le fondazioni, quello che c'è, scavi, però sta di fatto che quello è un terreno comunale che noi chiederemo di acquisirlo al nostro patrimonio. Poi un'altra cosa, la realizzazione di quel campeggio, del campeggio comunale, avrà sicuramente una ricaduta economica enorme su Acconia. Certo, sono d'accordo anche per la creazione di questi stabilimenti di ristorazione, di attività sportive annesse, culturali e ricreative, di noleggio e rimessaggio di barche, questo una postazione di primo soccorso dato alle associazioni di volontariato legalmente riconosciute. Però vorrei soffermarmi su una questione, sulle eventuali deroghe per creare grossi stabilimenti sulla fascia costiera. Guardate, io vi dico una cosa. Noi daremo queste autorizzazioni solo ed esclusivamente se queste strutture garantiranno a Coringa un ritorno economico ed occupazionale. Questo lo faremo attraverso una convenzione chiara tra il Comune e chi ci chiede la deroga. Non sarò, accetterò assolutamente tentativi di speculazione come ce ne sono stati negli ultimi 2 anni. Poi sono d'accordo con gli altri per creare questo itinerario, questo percorso itinerante attraverso i punti più qualificati e caratteristici del nostro territorio, dalle torri al platano. E un'altra cosa vorrei, sono d'accordo insieme e d'accordo con i responsabili delle strutture ricreative, io penso al Resort, come diceva Roberto, in occasione degli arrivi di questi cittadini stranieri, noi potremmo in qualche modo farli accogliere da giovani nostri in costume tipico e gli daremo subito, immediatamente al loro arrivo, una serie di depliant informativi sulla nostra storia, la nostra cultura, sulle nuove astronomie e appunto su questo percorso itinerante tra le cose. Oltretutto gli consegneremo anche una è scaduto il tempo? Un minuto, vi chiedo scusa. Gli consegneremo una carta vacanze che gli consentirà loro di andare presso le strutture commerciali del nostro comune per avere, che aderiranno a questo progetto, per avere uno sconto particolare. Per il centro storico no, non c'entra niente col talento, perché Mimo, io non è che sto scherzando. Allora, permetto due secondi solo per il centro storico. Innanzitutto non faremo pagare alcuna tassa, tributi comunali, alle nuove attività che sorgeranno all'interno del centro storico. Poi istituiremo il mercato comunale domenicale, 2 volte al mese, in modo tale che ci sia una rivitalizzazione del centro storico. Concorreremo a dare e a promuovere valore e promuovere la fiera dell'Immacolata e la bettola, perché è assurdo che sembra un mercato allargato e non ha invece una sorta di qualificati espositori all'avanguardia. Non è pensabile non far iniziare per esempio la fiera dell'Immacolata il sabato. Ho finito, va bene, ok. Poi ci sarà anche altre cose. Va bene, qualche secondo in più, poi ci si lascia prendere dalla foga, quindi non ha importanza. Siamo tra noi, quindi non.
Allora, adesso il giro delle quattro domande è terminato. Io ho ricevuto qui alcune domande che sono state fatte dalla gente che è qui in piazza. Cerco di essere molto... Quante domande sono? No, non sono pochissime domande. Sono domande, anzi, allora ce n'è una per l'avvocato Sorrenti, al quale risponderà subito. E quindi praticamente si domanda come mai è stato con l'ingegnere Pallaria fino alla fine e poi ha deciso di correre da solo. Tre minuti massimo per rispondere a questa domanda. Con un credito di due. La domanda è stata fatta da il signor Antonio Grasso. Grazie per la domanda. È semplice. Io tengo a Coringa e in quel momento stavo amministrando 7.000 persone, non 258 persone che mi hanno dato la preferenza, né 2006 che mi hanno dato la preferenza alla lista, ma 7.000 persone. Responsabilmente, e lo sottolineo, ho assunto questa decisione, insomma, no? Non che io non abbia molte volte detto anche all'interno dell'amministrazione a cui facevo parte quelle che erano le mie posizioni, anche divergenti, ci mancherebbe altro, però mi reputo una persona abbastanza responsabile, che l'interesse di chi mi sta di fronte viene prima del mio e viene prima di qualsiasi altra cosa e di qualsiasi altro problema. Poi la scelta di Roberto Sorrenti di fare una lista a sé è perché non accetto la metodologia di amministrare, di rapportarsi con i cittadini, di rapportarsi con i collaboratori. Li chiamo collaboratori perché io non parlo neanche di cariche, perché sono stato sempre abituato a stare in mezzo alla gente. Anzi, chi mi ha sempre detto tu sei stato il vice sindaco, innanzitutto io sono stato il vice sindaco votato dalla gente, ma non certamente nell'immediatezza riconosciuto dall'ingegnere Pallaria, perché è riconosciuto come vice sindaco a Bruno De Pace. Quindi questo lo voglio sottolineare. Io ero il vice sindaco delle persone che avevano votato, perché qualcuno aveva, ricordo, a suo tempo aveva, come dire, promesso che meritocrazia, chi avesse preso più voti avrebbe fatto il vice sindaco, cosa che poi non è stata. E questo è il discorso, la metodologia. Io sono abituato a dire no, io sto dicendo alle persone perché io ho scelto questa strada. E poi per due motivi: perché il mio primo ostacolo è stato mio fratello Salvatore, il quale mi ha detto: ma tu perché ti devi immolare una situazione di questo tipo? Ebbene, io a mio fratello ho detto una cosa molto semplice, che sto dicendo a tutti perché è vera: mio fratello sta a Roma, ha due figli che vivono in una città che offre dei servizi, io sto qui e ho una figlia a cui devo garantire un futuro, e lo voglio garantire con tutte le mie forze. Vi parlo poco? Cioè, come voglio garantire mia figlia, voglio garantire anche le figlie dei miei compaesani. Mi sembra un ragionamento che non fa una piega. Siccome ho due minuti di credito, l'ingegnere Pallaria parlava di programmazione. Io sono abituato, sapete, mio nonno era un mugnaio, no? Quindi sono molto pratico nelle cose. Io guardo prima l'aspetto pratico, voglio raggiungere, se mi metto io, la mia squadra, se quando ci mettiamo in testa, perché le mie idee sono condivise, come io condivido le altre, quando ci mettiamo in testa una cosa è quella di raggiungere l'obiettivo, non di dire facciamo questo e poi non si raggiunge. Quindi ecco perché parlavo in termini pratici, perché così mi è stato abituato, mi è stato insegnato da chi mi ha dato la mia educazione. Poi per quanto riguarda la guardia medica, attenzione, che rischiamo di perdere anche quella. Stiamo andando fuori tempo. Bene, ha risposto l'avvocato Sorrenti. Adesso abbiamo una domanda di Mario Michienzi, che praticamente domanda all'ingegnere Pallaria.
Il succo praticamente è questo: come mai Coringa, da capofila dei comuni del Monte Contessa, sta diventando un comune non capofila ma una succursale di San Pietro? Questa è la domanda. Bisogna, Mario Mechino dovrebbe dire però da quando? Che quando c'è stata un'amministrazione non è stata così, quindi certo, una volta che effettivamente manca l'amministrazione è normale che prende sopravvento il secondo comune, è inutile dire e fare, cioè, questo è, basta questo. C'è un momento in cui non c'è stata più l'amministrazione, un momento in cui si parlava di cose serie, perché entro il 31 dicembre 2012 si sarebbero dovute trasferire delle funzioni. L'amministrazione non c'era più, è normale che, anzi, si è immolato Mimmo Mechinzi ad andare nei consigli comunali dell'Unione, se no nemmeno lui, cioè era perché il consiglio comunale è stato sciolto, il consiglio comunale non c'era, il consiglio comunale era il segretario, il commissario, e quindi è normale che il comune, il secondo comune, prendesse il sopravvento. Bene, ancora una domanda però che è stata ampiamente dibattuta. Una domanda appunto che chiede all'ingegnere Pallaria e un po' a tutti quanti, se vogliono rispondere, di descrivere il piano spiaggia. È stato già ampiamente detto, quindi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ma mi pare che sia stato... A me la cos'è? Allora, il problema del piano spiaggia è uno, diciamo, il piano spiaggia è uno strumento che era già pronto, se è vero come è vero, che basta leggere la delibera numero 15 del 1 marzo 2012, che si davano dei tempi ben precisi per la sua adozione, ma che la sua adozione, che diventa ancora più cogente per quello che vi sto dicendo in questo momento. Noi abbiamo lavorato sulla risorsa mare, dando la possibilità quest'anno alla gente di Coringa di rifrequentare il mare. È un problema che effettivamente io mi sento con presunzione di dire praticamente che è un problema che ho visto in maniera particolare io. Siccome Coringa è inserito nel PISL turismo, e siccome il PISL turismo destina delle risorse nel quadro economico per i privati, è assolutamente necessario che il piano spiaggia venga adottato dal Consiglio Comunale entro 60 giorni. Io dico che se dovessi andare io, nei primi 60 giorni quel piano spiaggia oggi presentato al Comune deve essere assolutamente adottato, per dare poi la possibilità nei sei mesi la definitiva approvazione, e per consentire da febbraio 2014 a chi effettivamente va a fare un insediamento di prendere quei soldi del PISL turismo. Altrimenti, perché quei soldi del PISL turismo devono essere assolutamente rendicontati entro il 31 dicembre 2014. E allora, se noi non dobbiamo prendere questo impegno forte e dobbiamo seguire questi processi, come ho detto prima, se vogliamo effettivamente che ci sia qualcosa di incisivo che possa portare un minimo di sviluppo, un minimo di posti di lavoro. Ma a prescindere il piano spiaggia che era stato già redatto, e se vedete nella delibera della giunta municipale del primo marzo, che riportava un verbale del 9 febbraio, c'erano già indicati i tempi pure, dove, ed erano indicati anche gli assessori che erano responsabili di portare avanti questo discorso. È importantissimo questo, perché qualcosa prevedeva il piano spiaggia, prevedeva e inseriva anche il villaggio delle baracche, insomma, che era stato previsto da Mechinzi. Vabbè, al di là di tutte le parole che si possono fare e dire, no? Io dico che prima di approvarlo questo piano spiaggia, adottarlo o meno,
bisogna, visto e considerato, no, i pregressi di queste cose, no, bisogna attentamente visionarlo e leggerlo. Leggerlo, altrimenti si rischia, si rischia di patire come abbiamo comunque patito il piano strutturale associato di Diamante. Oh. E cioè, questo bisogna a scatola chiusa. E poi un'altra cosa, allora questo benedetto piano spiaggia, io è dal 2009 che aspetto la sua elaborazione, la sua presentazione, la sua discussione. La legge però dice che ogni piano prima di poter essere redatto bisogna portarlo all'attenzione delle associazioni maggiormente rappresentative che sono portatori di interessi diffusi e di tutti i tecnici locali e dei cittadini. Questo non è avvenuto, per cui io, può darsi pure, per carità, che questo piano spiaggia sia rivoluzionario rispetto alle miriade, alle migliaia che sono stati fatti in Calabria, però voglio dire, io lo vorrei leggere prima di giudicarlo che è così avveniristico. Allora, per quanto riguarda il piano spiaggia, ne ho parlato prima perché mi è stato detto che è stato presentato all'attenzione dei commissari, visto che non c'è amministrazione, quindi è indubbio, per come c'è scritto sul nostro simbolo, impegno e partecipazione, soprattutto come mi contraddistingo in questo senso, occorrerà naturalmente metterlo in pubblica piazza, cioè nel senso io vorrei il parere di tutti e di nessuno escluso. D'altronde, come è stato fatto col piano strutturale, che noi non abbiamo portato in consiglio comunale, sia ben chiaro, mentre San Pietro Mada l'ha fatto, noi non l'abbiamo portato perché Roberto Sorrenti ha messo all'attenzione di tutti quanti, dei tecnici anche presenti nelle liste qui presenti, e gli ho detto, io non è che non avevo letto determinate cose, cioè, Roberto, le cose quindi non è stato forza, su. Mimmo, io non ho interrotto nessuno. Non dire fesserie, però, Mimmo, non dire fesserie, nessuno. Non dire. Allora, io non ho interrotto. Le cose come sono. Ai cittadini dobbiamo dire le cose come stanno. La verità. Il piano strutturale è una vergogna. Allora Cesare, o prendi la mano, se no altrimenti per me è finita qui, perché il rispetto per le persone che ci sono sedute a questa tavola, per le persone che ascoltano, è la prima di ogni altra cosa. Nessuno sta facendo demagogia, prima di tutto il rispetto per le persone. Se tu ti rapporti così con le persone, io non sono abituato a rapportarmi così. E con chi è così? Allora, se dobbiamo, facciamo per ognuno, ha parlato tranquillamente per i suoi minuti più o meno, quindi facciamo finire il discorso, poi se c'è qualcosa da dire magari si chiede l'intervento, un intervento. Adesso non stiamo parlando di questo piano spiaggia, facciamo finire Roberto. Allora, per quanto riguarda il piano spiaggia, io ho visto quello che materialmente è stato predisposto dall'ufficio tecnico, naturalmente non c'è nessuno, quindi i commissari hanno chiesto, da quello che so io, perché vi ripeto, ho a cuore il mio paese e mi sono informato su queste cose, e quindi so che è stato presentato proprio in questi giorni all'attenzione dei commissari. È indubbio che non è che sia la perfezione per quanto mi riguarda, perché per quanto mi riguarda occorre in ogni caso, come qualsiasi piano che sia di indirizzo per questo paese, renderlo il più partecipe possibile, prima di tutto a chi materialmente ha un'attività economica e vuole investire in quella zona, secondariamente a tutte le associazioni di categorie presenti. Quindi su questo punto di vista non ci piove, e secondo me occorre lasciare
siccome materialmente pare che ci sia già là sopra uno spazio per quanto riguarda la parte relativa al camping, per così dire, come i curinghesi erano abituati, naturalmente con delle strutture più moderne, e in più dei lidi con dei servizi, ristoranti, perché il piano spiaggia è un atto complesso, che materialmente, dove c'è, deve essere anche previsto il lungomare e tutto quanto, dove materialmente poi devono sorgere questi stabilimenti. Allora, in questo momento, cioè, stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un'idea. Poi, nel momento in cui ci si troverà di fronte a prima di approvare questo strumento, su questo ti do ragione, bisogna renderlo prima partecipe a tutti, discussione piena, e poi naturalmente procedere all'approvazione nella massima convinzione che quello sia lo strumento migliore. Grazie. Allora, io qui mi sembra una cosa comica e vi spiego perché. Allora, qua parlano di piano spiaggia e non esiste. Hanno fatto un piano strutturale che hanno copiato da Diamante, cioè il piano strutturale da Diamante. Hanno fatto un piano commerciale copiato da una cittadina della Puglia. Io non ho capito da dove arriva sto piano spiaggia. Il problema è uno, guardate, qui esiste una problematica, poi votate a chi volete. In 3 anni l'amministrazione di Pallaria e di Sorrenti non ha fatto niente. Io se vado là in 3 mesi faccio il piano spiaggia. Allora, per fare, ascoltate, dato che facciamo il coro e bisogna mettere alla prova, a lui l'avete messo alla prova e non ha fatto niente. Niente, è un fallimento totale. Va bene, la domanda era del piano spiaggia, poi si è parlato di altro. Allora, dato che non ci sono altre domande, io lascerei in questo momento. C'è un'ultima domanda, poi lascerei per concludere 2 minuti a ognuno di voi, va bene? Ci vorrei fare io, no? Le domande si potevano fare, no, col microfono non si possono fare. Cesare? Sì. No, giusto per spezzare. Allora, io sarò sincero, vi dico una cosa. Allora, questo incontro è stato da noi voluto non perché doveva essere uno scontro e un contraddittorio tra di noi. Innanzitutto per dire quello che possiamo fare qualche riferimento anche giustamente, no, alla passata amministrazione, alle passate amministrazioni. No, per quanto riguarda il fatto di San Pietro a Mova e della delibera, però, allora, torniamo al piano spiaggia. Il piano spiaggia, per esempio, no, ne abbiamo già parlato. Va bene, parlerò nel comizio domani sera. Allora, no, se si ricomincia a parlare del piano spiaggia, ricominciamo tutto un altro giro sul piano spiaggia. Quindi poi ci saranno i comizi nei quali ognuno esporrà ancora meglio questi concetti. Niente, io volevo chiudere questo incontro, se volete, dando un minuto a ciascuno per avere anche, non lo so, salutare e un saluto e anche magari dare un consiglio. Consiglio per il voto, quindi un giro, va bene? Allora, le domande sono state, avete avuto 2 ore per fare le domande, io ho avuto queste domande, quindi se nessuno ha fatto domande evidentemente non ci sono altre domande. È possibile? No, ma chiudiamo con questo. Prego. Allora, vi chiedo scusa.
Un minuto, eh. Allora, io nel minuto che mi resta lo dico chiaro e tondo. Io mi pongo come alternativa alle amministrazioni precedenti. All'amministrazione precedente. Ho svolto il mio programma sia scritto sia nei comizi. Se è di vostro gradimento lo votate, sia il programma che il candidato. Se non è di vostro gradimento potete fare in modo diverso. Buonasera ancora, vi ringrazio anticipatamente a tutti per la presenza. Dico di votare la lista Impegno e Partecipazione perché è una lista che nel popolo è diretta a un impegno diretto ed una partecipazione di tutti. Voglio solo aggiungere un'ulteriore cosa, che voi sapete meglio di chiunque altro chi dà per il proprio paese, chi può dare per il proprio paese senza, in modo spassionato, per così dire. Io non mi candido contro uno, un'amministrazione contro l'altra, se siamo qui siamo candidati uno contro l'altro. Certo, di sicuro mi candido contro amministrazioni fantasmi, perché è facile nascondersi dietro gli altri e costruire delle liste, ma bisognerebbe mettersi in prima persona al giudizio e al cospetto del popolo. Grazie. Allora, io vi ringrazio innanzitutto per essere intervenuti così numerosi, così vi sarete sicuramente resi conto di quello che noi abbiamo detto nei pochi minuti che, voglio dire, che c'erano concessi per le risposte. Vi invito a votare la lista Coringa Progetto Comune, perché prima di tutto siamo liberi dal dover giustificare, come avete ascoltato, situazioni politiche pregresse, perché noi siamo la vera alternativa a tutto questo. Ecco perché vi dico, votate la lista Coringa Progetto Comune. Grazie. Perché dovete votare la lista mia invece? Perché bisogna continuare sul solco già tracciato, di una programmazione seria che c'è nelle carte, vi invito ad andare a leggerle, perché effettivamente sono state poste le basi con il piano di risanamento come progetto importante, importantissimo per il futuro e per la generazione di Coringa, e tutto quello che c'è di programmazione e di progettazione. Non si può perdere tempo. Io lo sto facendo mettendo l'impegno, giustamente, facendolo anche a titolo gratuito, per ripagare una cittadinanza che mi ha stravotato e a cui non ho potuto effettivamente dare quello che far realizzare le cose che avevo programmato e che avevo progettato. Grazie. Allora, da qui con i fari riesco a vedere che siete tantissimi questa sera. Vi ringrazio tutti, anche perché è stato molto interessante avere questo confronto con i quattro candidati. Vi ringrazio ancora e buon voto a tutti quanti. Mi raccomando, il 26.